Avevano bisogno solo di questo i ragazzi di Arezzo in vacanza a Kos, rientrati domenica notte in Italia, di abbracciare i genitori, di sentirsi al sicuro a casa dopo i momenti drammatici vissuti sull'isola greca pochi giorni fa. I genitori di ognuno di loro erano all'aeroporto di Fiumicino ad aspettarli, come Francesco, papà di Riccardo. Credo che poi con il gruppo hanno superato insieme, quindi l'amicizia tra ragazzi si è ancora aumentata. Riccardo era partito per la Grecia assieme ai suoi compagni del liceo. Era il loro regalo per la maturità. Ci racconta i momenti che ha vissuto nella notte fra giovedì e venerdì. Un bar che era vicino a noi, circa 10 metri più o meno, è crollato una parete che usciva tra l'altro fuori. È stato un caos generale. A un certo punto dovevamo scavalcare un muretto, c'era la calca, c'era gente che cercava di scavalcarlo, però arrivati, cioè chi riusciva a scavalcare si girava per tirare su gli altri. Quando siamo tornati c'erano tutte le macerie davanti a questo bar, persone ferite, gente disperata. E questo è tutto in pochissimo tempo, perché poi hanno cominciato a parlare di tsunami, dell'acqua che si avvicinava e che quindi di nuovo la folla che correva non si sapeva neanche bene dove, visto che gli edifici erano un pericolo. Girarmi e vedere che c'erano lì i miei amici, comunque che stavamo tutti bene, è stato un sollievo incredibile. Passata l'emergenza, non avevano il coraggio di rientrare in albergo e hanno aspettato il primo volo disponibile per l'Italia in aeroporto per 40 ore. Quindi siamo stati in aeroporto, abbiamo dormito fuori e è stata insomma un'esperienza che sicuramente ricorderemo. Anche ora, appena arrivata, sembra che si muova tutto, che ancora balli.